buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Riflessione. Sentivo proprio ieri Montemagno che parlava dei social dicendo appunto che se i social cambiassero gli incentivi cambierebbero anche i comportamenti, no? Quindi la cosa interessante di questa frase io l'ho presa non tanto sul discorso dei social ma quanto sul discorso delle mandanti. È chiaro che se le mandanti danno gli incentivi su determinati prodotti piuttosto che su determinati asset, i comportamenti vanno in quella direzione. Ci sono delle mandanti, non faccio nomi, che prediligono i prodotti di casa, quindi se mi vendi il prodotto di casa guadagni 10, se invece vendi prodotti degli altri gestori guadagni 5, 3, 2, 1, ok? Però bisogna vedere se poi questi prodotti di casa performano come quelli degli altri gestori, perché poi alla fine quello che conta è il cliente, cioè se io al cliente gli piazzo solo della roba di casa perché lì guadagno molto di più io e guadagna molto di più la mandante, però poi il cliente è quello che ci smena, questo è un comportamento non corretto. Allora la cosa principale è: o ci smenate voi e quindi andate poi sempre in conflitto in qualche modo con i contest, con i manager che magari spingono in una certa direzione, con la mandante che spinge in una certa direzione, naturalmente tutto ciò senza spingere, semplicemente metto un incentivo più alto da una parte piuttosto che dall'altra, ed è chiaro che chi ha fame, molta fame, perché ci sono dei consulenti che hanno molta fame, quelli sono costretti ad adeguarsi a quel tipo di sistema. Quelli che hanno meno fame, che sono magari più coperti dal punto di vista provvigionale, possono permettersi di essere più liberi anche per quanto riguarda i prodotti da vendere al cliente o da utilizzare per il cliente. Vendere so che non vi piace, però si tratta di vendita in ogni caso. Ok, allora la cosa importante è: cambiano gli incentivi, cambiano i comportamenti. Oppure, se io non voglio essere sotto ricatto della parte incentivo, devo essere per forza di cose un top. E qui si ritorna al mio pesce grande mangia pesce piccolo, perché pesce piccolo è sicuramente costretto a seguire determinate direttive, pena la morte del pesce piccolo, no? A un certo punto il pesce piccolo non mangia più, quindi non riesce più a gestire quei pochi clienti che gli sono rimasti o che è riuscito a trovare in qualche modo, e quindi il pesce piccolo muore. Ecco, questo io credo che sia un errore che alla lunga le stesse mandanti purtroppo dovranno prendere atto, perché se la mandante continua ad utilizzare questo modello di incentivo è chiaro che crea dei comportamenti a quel punto che non sempre sono corretti. Quindi succedono poi casi in cui il consulente vende della roba che non è adatta al proprio cliente, perché deve mangiare, e quindi se deve mangiare che si fa? E allora l'unica strada, anzi no, non è l'unica, ce ne sono più di una è mettersi d'accordo con i pesci grandi e quindi in qualche modo farsi inglobare dal pesce grande, e una volta che sei inglobato al pesce grande o con un team o con altre soluzioni, visto che quasi tutte le mandanti oggi prevedono la possibilità di avere un team, ecco, già lì diventi un po' più forte, no? Cioè diventi un pesce piccolo che però dietro c'è il pesce grande, quindi se il pesce piccolo è qui e il pesce grande è qua, io riesco ad avere un po' più di forza, no? Oppure pagano lo scotto di dover in qualche modo subire il ricatto, che però non è un ricatto chiaramente, figurati se
può essere un ricatto, perché la MiFID 2, 1, 2, 3, 4, 5, tutte le MiFID che ci saranno dicono che il consulente è libero di pensare e di decidere quale prodotto è meglio vendere al proprio cliente. Questo sulla carta. Nella realtà non tutti i consulenti sono liberi, purtroppo. Ok? Quindi cambi gli incentivi, cambi i comportamenti, ma questo è un problema che le mandanti prima o poi si troveranno ad affrontare, pena la rovina un po' del mercato e la perdita di molti consulenti che a un certo punto avranno creato magari troppi casini per poter continuare a rimanere in gioco. Non lo so, e tutta questa cosa del tutto e subito, del profitto costante e continuo in crescita e di voler creare un circuito chiuso in cui è la mandante che decide che cosa devi vendere, finirà per ritorcersi contro. Io sono sempre dalla vostra parte, voi lo sapete. Quindi controllate anche che tipo di mandanti scegliere nel momento in cui doveste scegliere, perché siete dei bancari, o se la mandante con cui state lavorando oggi è ancora adatta a voi e alla crescita che state facendo. Io penso che dobbiate fare delle riflessioni in certi casi, non in tutti, ma in certi casi sì. Questo è il pensiero di oggi. Ciao, ciao a tutti.